Sì, amici della Pognatomia, buona domenica e oggi qualche importante novità e alcune conferme. Allora, novità, innanzitutto partiamo da Q-Shave, rasoio di fabbricazione cinese. Finalmente è arrivato il modello che era teso sul mercato da un po' di mesi, il Partenone. Partenone che è un modello regolabile, adesso io qui lo apro, insomma. L'ho già aperto in realtà, comunque regolabile. Vedete, molto importante come forma e dimensioni. Partenone, perché secondo me? Perché ricorda vagamente, insomma, una colonna greca e insomma, come se la testa fosse quasi un capitello. No? Regolabile la Q-Shave. Questo è un progetto Q-Shave, credo. Q-Shave che si è distinta in passato per avere, diciamo, in qualche modo per essere ispirate, diciamo così, ecco, a modelli ben più noti, come ad esempio ricordiamo il famoso clone del Mercur Future, che proveremo magari in una rasatura successiva, io ce l'ho, e l'ottimo, devo dire l'ottimo, Q-Shave a farfalla, quello col manico lungo metallizzato, black metal, veramente un prodotto di qualità, quel rasoio lì. Arriva questo Partenone sul mercato che insomma è atteso, prezzo, ecco, prezzo importante per essere un Q-Shave, Q-Shave tiene i prezzi molto bassi, questo è 44 euro pagato su Amazon. E vediamo subito com'è, facciamo veloce perché poi mi manca radersi, è una parte lunga. Allora viene venduto con questa scatola e insomma con la sua spazzolina per pulirlo, regolabile, viene venduto con un piccolo brochure. Eccolo qua, che spiega come si regola e fa vedere gli angoli di rasatura diversi a seconda della regolazione. Le considerazioni le faremo alla fine, adesso vediamo l'efficacia, perché ho alcune cose da dire sul diciamo, il prodotto in sé. Visto così, è importante, 120 grammi di rasoio. Pennello, finiamo di provare i tre che mi sono stati mandati per il test dalla DS Cosmetic. DS Cosmetic, in questo caso il Galaxy col ciuffo flat. Questo ciuffo che assomiglia a quelli della mia generazione, vi ricordo il videogioco Street Fighter 2, e c'era un personaggio che è il militare, non mi ricordo il nome, poteva essere Guile, insomma. Comunque, aveva i capelli così proprio, biondo, col ciuffo, aveva un ciuffo. Comunque, scherzi a parte, manico Galaxy, ciuffo sintetico flat, piatto, vedete? Dalla forma anche vagamente quadrata. Messo a bagno, perché così, anche il sintetico un po' a bagno deve stare, ma pochi minuti, non tanto. Proveremo, testeremo, qui, quindi queste sono le cose da provare, novità, diciamo. Le conferme, cose che sappiamo già, insomma, che sono di qualità, i prodotti di Extra Cosmesi di Donato Ciniello, che è artigiano di Settimo Torinese, vicino a casa mia. Proveremo in questa rasatura la linea legno di sandalo, perché inizia a far freddo, anche qua piove ogni tanto, insomma. Anzi, piove anche non ogni tanto. Piove e arriva autunno inoltrato, inverno, sandalo, sandalo. Quindi proviamo questa linea di Extra Cosmesi, Nanola Ciniello. Ottimo sandalo, già si sente il sentore. Allora, Q-Shave Partenone a farfalla, regoliamolo strong, regoliamolo a 9 livelli di regolazione. Ecco già, ecco, irregolabili è consigliabile regolarli con la farfalla aperta. Ecco qua, facciamo un 9 massimo, ok? Astraverde, andiamo su una lametta strarodata in modo da essere sicuri. Astraverde, Superior Platinum. Ecco qua. Ecco, la prima cosa che noto è che la rotella con incisa la scritta Q-Shave
Weishi, che deve essere la casa, e liscia, cioè io l'avrei fatta ruvida, perché con la vanna bagnata, secondo me qui, siccome il meccanismo è molto solido, è duro, cioè non è un meccanismo leggero, allegro, quindi questo è buono, però magari con la vanna bagnata qui si fa un po' di scivolo. Comunque, questo è regolato su un settaggio massimo, vedete, guardate, è molto esposta, è molto esposta la lametta qui. Qui ci va un angolo di rasura aperto. Allora, acqua calda. Vediamo un po' di fare un montaggio. Non un montaggio in viso all'italiana, perché, ma in ciotola, stemperando un po' il sapone, e sono mesi di legno di sandalo, per poi stenderlo in viso. Adesso intanto io bagno il viso, perché in teoria dovrei fare un prebarba, ma io non ho mai voglia di fare il prebarba. Tra l'altro, capello tagliato. Non da me, io mi grado ma non mi taglio i capelli, ho deciso di fare un po' un taglio invernale, va bene. Allora, perfetto, abbiamo sciacquato il viso, adesso prendiamo il nostro sapone Extra Cosmesi col pennello umido. Andiamo a prelevare il sintetico ha questo vantaggio, l'ho sempre detto anche altre volte, che permette di prelevare una buona qualità di sapone senza timore che si rovini la setola, come potrebbe succedere con un tasso. Vedete quanto sapone, il pennello è solo umido, eh? Un sapone che ho da parecchio tempo, prodotto poco, dire la verità, però oggi ci sta proprio provare questo legno di sandalo Extra Cosmesi. Ok, io direi che abbiamo prelevato una quantità considerevole, vedremo se poi ce ne sarà ancora bisogno, ne prenderemo dell'altra. Acqua calda per la ciotola, siamo tornati alla nostra affezionatissima ciotola di gioco continuo e montiamo. Vedete che il sapone già inizia il suo montaggio. Adesso noi prendiamo un po' d'acqua calda. E qui salvo un problema dell'acqua calda. Ecco. E qui parte, vedete come parte il montaggio. Quindi anzi, addirittura rischiamo di. Ecco, guardate che bello. Il ciuffo si apre bene in viso, grazie a questa forma flat anche, però come vedete regge anche molto bene il montaggio in ciotola. Io voglio un po' più di umidità. E qui si sporca. Però mi piace un montaggio un po' liquido, non liquido, c'è cioè un po'. Beh, questo è molto protettivo, questo sapone. E tende a montare molto. Quindi a me piace diluire un po' in modo da avere anche scorrevolezza. Ottimo aroma, questo legno di sandalo di Extra Cosmesi. Cioè, d'altronde tutti i prodotti del Don sono di grande qualità, Poi uno può avere preferenze per un, diciamo, per una
per una linea piuttosto che un'altra, a seconda dei gusti anche olfattivi, però la qualità del prodotto, diciamo, la struttura. E qui proviamo a vedere di non farci male con questo partenone della Cushion, regolato al massimo per il pelo. Morde, morde. Canta molto la lama, è quasi sferraglia sulla pelle, perché è molto esposta, proprio dritta quasi. Quasi dritta. Quasi viva. Quando è così, la bisogna fare attenzione a mantenere sempre l'inclinazione del rasoio corretta, perché se no ci si fa male. Con rasoi particolarmente a lama esposta, è fondamentale solo questo. Anche nei passaggi in zonamento, mantenere l'inclinazione, così come se il rasoio fosse con un giroscopio, no? Che ti mantiene sempre l'asse, quello deve essere la nostra mano, il giroscopio del rasoio. Ora, lo dico per chi a casa pensasse che la regolazione 9, e adesso la uso per il test, ma non è necessaria, eh. Cioè si può tranquillamente gestire questa lunghezza di barba con una regolazione minore. Voglio provarlo. Con voi alla massima efficacia. Poi non è che bisogna per forza. Direi che ci siamo. Ok, il pelo è andato. Adesso mi sciacquo il viso, pulisco un attimo qua i danni velocemente. Allora, acqua calda, perfetto. E infatti si apre benissimo. Regoliamolo a metà, 9, quindi 4 e mezzo. 4 e mezzo. 5, 4, non va a scatti, è dinamico, diciamo, c'è un modo di dire, non so come viene in questo momento, micrometrico forse, comunque non va a scatti, va proprio regolato, si alza e si abbassa, quindi siamo a metà così. Andiamo lì, secondo giro del mitico legno di sandalo, anche qua un po' d'acqua calda. Male non fa. Calda. E qui veramente il sapone dà il suo meglio, eh? Legno di sandalo che con i licheni dell'Islanda.
Il Don mette sempre degli ingredienti particolari nei saponi, no? In alcuni ci mette addirittura l'enzima Q10. Qui è un licheni dell'Islanda. Che hanno proprietà sicuramente lenitive, non sono un esperto di queste cose. Allora, Partenone, a media regolazione, quindi 4 e mezzo per l'obliquo. Ecco, cambia tutto, eh. Cambia l'angolo d'attacco, cambia l'aggressività. Poi c'è il cane che abbaia, però c'è mia moglie che stamattina è in casa, quindi dovrebbe, ma chiaramente come sentite, farlo smettere. Ma ovviamente gli urla contro, no? Cioè come se il cane sentisse. Il cane non è che il cane rialzarti e andare non picchiarlo, è guai a toccare i cani, toccarlo, cioè dire basta, lui si ferma. Se gli urli basta, lui continuava a abbaiare. Si cambia tutto, eh? Con l'obliquo. Cambia l'angolo, cioè con l'obliquo, con il 4 e mezzo. L'angolo di rasatura. E che a quest'ora portano fuori i cani, quindi lui sente quelli che... Il peloblico è andato, direi. Cerchiamo il viso e andiamo di contropelo con un regolamento, sì. Un regolamento europeo, adesso che si parla di Europa, con una regolazione più bassa. Allora apriamo la nostra e mettiamo 1. Proviamo a vedere. E qui invece la non c'è quasi praticamente spazio. Saponiamo. Ho aggiunto un po' d'acqua nella ciotola mentre facevo il viso per renderlo ancora più fluido. Il pennello si comporta molto bene sul viso comunque, perché questa forma non dà fastidio e, vedete, consente di accarezzare molto bene il viso. Non si sente una grandissima differenza con quello tradizionale, eh? Dico la verità. Però non dà fastidio. Cioè, io pensavo che magari fosse adatto per il montaggio, magari in fase di una stesura del sapone. Contropelo 1. 1 si sente comunque. Cioè, è dolce, ma si sente che c'è, cioè non è... Leggero, ecco qua. Molto bene. Allora, il risultato è ottimo. Piccole rifiniture, ma stupidaggini. C'è quel viso. Poi vi dico due parole sui prodotti. Sì, anche toccando il viso si sente proprio liscio, liscio, liscio. E non è finita qua. E non è finita qua. Il sapone si è ovviamente è da pulire. Io faccio notare
l'amico Luca che mi tende a sporcare troppo, allora mi devo pulire, se no lui poi mi riprende. Allora, dopo barba, sempre legno di sandalo, piramide olfattiva, legno, lavanda, tuia, eucaliptus, perché si è un po' cancellato, cuore, legno di cedro, rosa, fondo, legno di cedro, sandalo, patchouli, musk, cuoio, fava, tonka, vaniglia. Come al solito, qua mi sono capito il point. Una stupidaggine. Le barbe del Don vanno agitati perché non sono, cioè, gli oli essenziali si depositano, quindi vanno riattivati, diciamo, no? Eccolo qua, il sandalo, mi piace tantissimo questo. E col sandalo si sente molto qua, più che il sapone si sente meno che l'aftershave. Se proprio il sandalo, veramente mi piace di più. Bella, abbondante, splashata. Partiamo dal fondo, poi ci mettiamo la crema. Allora, prodotti del Extra Cosmesi non c'è niente da dire, nel senso che sono prodotti di grande qualità, sono prodotti artigianali e sono prodotti che hanno una grande resa, a partire dal sapone, legno di sandalo in questo caso, e qui pollerogeni con la pelle delicata, quindi probabilmente i licheni dell'Islanda sono appunto per le pelli delicate, comunque il sapone si monta molto bene. Si stende molto bene il viso, lascia un post gradevole, il profumo è delicato, infatti il profumo più, diciamo, di sandalo più forte che piace a me è nell'aftershave, però qua si sente già, però è delicato. Comunque ottimo prodotto, non c'è, come dire, da discutere, insomma. Così come appunto il lavabarba che invece dà proprio una nota proprio forte di sandalo che mi piace moltissimo. Parliamo dei prodotti. Allora, il rasoio. Il rasoio, beh, allora, come resa, assolutamente promosso. Molto, molto efficace, alla regolazione massima, diciamo, un oggetto da, insomma, da mano esperta, però si può giustamente settare. Assolutamente un regolabile di livello. Cosa mi lascia perplesso? Devo dire la verità, devo dire tutta perché poi le recensioni vanno fatte bene. Premesso che potrebbe essere il mio esemplare, con piccoli difetti di fabbricazione che mi sono su questo esemplare, ad esempio quell'asciugo. Ma ripeto, può essere il mio esemplare soltanto. Sul manico ci sono dei piccoli difetti, no? Dei piccoli puntini, no? Cose che sono piccole imprecisioni, ecco, diciamo così. La cromatura, ad esempio in questo caso qua, ha due o tre tacche che non sono però di, attenzione, non sono di, che è saltata, sembra praticamente un po' approssimativa, ma ripeto, può essere un difetto di produzione di questo esemplare qua, non voglio dire che sia, tutto sommato è un rasoio, come dire, sperimentale, un rasoio che Q-Shave ha fatto e complimenti a Q-Shave, nel senso che comunque esce dalla logica dell'ispirazione, la logica del voler, come dire, ispirarsi ad altri modelli. Questo è un modello che nasce, prodotto, insomma, progettato da loro e può essere, insomma, il primo di una serie, io me lo auguro. La raccomandazione ovviamente di usarsi nei materiali di prima qualità, ma mi sembra che questi lo siano, però nel mio modello, in quello che mi è stato venduto da Amazon, c'è qualche piccola imperfezione che non inficia per niente il rasoio, intendiamoci. Per dare un giudizio completo dovrei provarlo per tanti giorni, per tanti mesi e vedere se i materiali mantengono le loro caratteristiche. Insomma, questo non lo posso sapere, però così com'è va bene, insomma. Il prezzo è un prezzo importante perché comunque stiamo parlando di 44 euro su Amazon.
in Europa, adesso poi non so in Oriente quanto venga venduto, comunque il rasoio è un buon esperimento, insomma, un buon progetto. Pennello, il Galaxy con il ciuffo flat, sintetico, ottima resa sulla pelle, morbido, ma non come dire troppo. Con questa forma riesce a dare la carezza alla pelle, no? Quindi uniformemente, raccoglie bene il sapone, insomma, ha tutte le caratteristiche dei sintetici. Il manico è molto ben fatto, con questo motivo multicolor, rosso-blu. Anche il pennello comunque è di buona qualità. E, insomma, ringrazio ancora Riese Cosmetiche che mi hanno fatto provare tre sui prodotti. Se volete acquistarli, lascerò il link sotto il video, così come anche sui prodotti gli altri prodotti che recensisco, non è una questione commerciale, però ringrazio Riese Cosmetiche che mi ha dato in test questi tre pennelli, che effettivamente sono entrambi validi, anzi tutti e tre validi. Quindi la lametta, la Straverde, non siamo nemmeno a parlarne. Mettiamo ancora l'idratante, sempre legno di sandalo, dell'oro cinghiello. Qui siamo sempre con i licheni islandici. Qui c'è un piccolo note point, però ho gelato via. Idratante. Questo va messo a tutto viso, volendo. Anche questo. Sandalo proprio forte, mi piace. Eccoci qua. Bene, signori, io sono stato lungo, però c'erano tante cose da provare, diciamo, insomma, è andata bene. Vi auguro buona domenica. In settimana, se riesco, farò un video sulla manutenzione e la cura dei pennelli di tasso di maiale e sintetici che mi ha chiesto un utente, se ho tempo, se no lo facciamo la settimana prossima. E anche il cane vi saluta e buona domenica a tutti e buona barba a tutti.